sempre qualche cosa che non va, tra dubbi, sogni infranti e falsità. Leggi il giornale, accendi la TV, ti manca il fiato e non respiri più. E allora aria, aria pulita, sono semplici parole nel vento che va. E allora canta, perché la vita regala ancora sa un po' di felicità. Buongiorno, benvenuti a questa seconda parte di Aria Pulita, ci ritroviamo, vi avevo promesso che oggi avremmo conosciuto un po' di più il centro, diciamo il centro che sostiene Giovanni Barosini, che oggi sapete è presidente del Consiglio Provinciale ma che è anche candidato alla poltrona di sindaco alle prossime amministrative per la città di Alessandria. Dobbiamo dire che i candidati a sindaco sono in questo momento 11, probabilmente ce ne sarà un 12esimo, lo sveleranno tra poco. Ci sono Piercarlo Fabio per il centrodestra, Rita Rossa per il centrosinistra, poi c'è Claudio Prigione per la destra, Mauro Morando per la lista civica per la nostra città, Giovanni Rattazzo, lista Crescere Insieme, Ezio Sestini per la lista Alessandria Riformista, Corrado Parise per Alessandria, Gianni Vignuolo per l'API, Alleanza per l'Italia, Renato Kovacic per i Comunisti Italiani e l'ultimo in ordine di tempo che si è presentato è Graziano Canestri per Forza Nuova. Oggi però non avremmo Giovanni Barosini ospite, che preferisce guardare questa trasmissione, ma conosceremo le liste che lo sostengono. Vi avevo promesso 4 rappresentanti, sono solo in 3 per un problema tecnico, adesso ci facciamo spiegare qual è il problema tecnico. Alla mia sinistra abbiamo Marco Travaino, esatto, giusto? Segretario cittadino dell'UDC, sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Poi abbiamo Roberta Bresnik della lista dei giovani Noi crediamo in chi crede in noi, buongiorno. Esatto, buongiorno. E poi Piercarlo Lava, i cittadini prima di tutto, che è l'altra lista che sostiene Barosini. Buongiorno a lei e buongiorno ai telespettatori. Allora, Marco Travaino, iniziamo subito da lei, visto che il segretario dell'UDC è la questione politica è anche più importante. Qui dovevano esserci anche sostenitori o comunque le liste dell'API e del FLI, del partito di Fini. Come mai non ci sono? Allora, per quanto riguarda FLI, Antonio Silvani purtroppo ci ha telefonato all'ultimo momento, è influenzato, male di stagione e non ha potuto essere presente, non siamo stati nella possibilità di trovare una persona che lo venisse a sostituire per quanto riguarda, sì, la rappresentanza di FLI, che comunque è una nostra compagna in questo viaggio che facciamo verso le elezioni amministrative. Il discorso dell'API è un discorso che è venuto da lontano, ne abbiamo presentato una candidatura Barosini, dopodiché l'API ha voluto presentare la candidatura a Vignuolo, secondo noi è una scelta legittima che deve essere poi naturalmente verificata, ma siamo sicuri, riteniamo che sicuramente in un ballottaggio possibile questo terzo potrebbe polo di centro potrebbe riunificarsi. Bene. Quindi aspettiamo poi gli eventi e portiamo avanti in tutta tranquillità la nostra candidatura. Ecco. Lei è segretario cittadino dell'UDC, Barosini è stato segretario o è ancora segretario provinciale? È ancora, è stato rieletto. Non è compatibile segretario con la carica di Presidente del Consiglio. No, non è incompatibile. Non è incompatibile. Questo dedolo di regole delle elezioni. Non è incompatibile il nostro statuto. Prevede che... Va bene. Allora, vediamo di conoscere anche le voci giovani e tra l'altro femminili. Roberta Bresnik, Noi crediamo in chi crede in noi, perché i giovani hanno bisogno di avere... Sì, perché ad oggi comunque nessuno dà voce ai giovani, non dà spazio ai giovani. E il nostro sportello, diciamo, inizialmente come primo punto di obiettivi si vuole appunto creare un punto d'ascolto
dove ognuno di noi si può rivolgere, ognuno di noi, per creare, per poter realizzare le proprie idee. E in questo comunque siamo fermamente convinti che, essendo uniti, tutto questo possa essere possibile. E inoltre questo comunque chiede la partecipazione di molti giovani, quindi chiunque volesse partecipare, unirsi e non, diciamo, non sottomettersi all'ordine di oggi, quello che succede oggi in Italia, che ne siamo tutti al corrente, e cercare un'occupazione oppure diventare anche imprenditori, questo può essere uno sportello valido appunto per appoggiarsi e chiedere informazioni grazie all'appoggio di esperti alla quale poi ci rivolgeremo. Bene, quindi i giovani è meglio che si impegnino in politica, perché sennò poi, per forza di cose, quello che sono le novità, le esigenze, insomma, che hanno i giovani, non possono essere rappresentati da chi giovane non lo è più. Sì, può ascoltare, ma se sono direttamente impegnati, sono protagonisti i giovani. Certo, siamo il futuro alla esatto, fine. Esatto, alla fine ottengono direttamente le cose e le informazioni che vogliono. Invece Piercarlo Lava è il capolista, se non sbaglio, della lista I cittadini prima di tutto, no? Sì, esatto. Noi abbiamo creato questa lista. Che è già lista. Un bel nome, I cittadini prima di tutto. Beh, sì, abbiamo trovato questo nome perché pensiamo sia rappresentativo non solo della lista, ma anche di quello che vogliono i cittadini. Vogliono essere al primo posto, vogliono partecipare, vogliono poter contare e poter decidere. Cioè, vogliono cambiare questo modo di fare politica, che credo ormai non piaccia più a nessuno, forse neanche ai politici stessi, che si stanno rendendo conto sempre più che o cambiano anche loro o altrimenti rischiano di essere cambiati. Esatto, non me ne voglio a Travaino, ma in effetti i partiti un po' stanno perdendo un po' di, come posso dire, di quella credibilità che hanno avuto per tanti anni. Oggi sono un po' messi in discussione, per questo nascono poi le liste civiche, no? In effetti sì, è così, però diciamo che è stato un po' il sistema che si è creato, cioè si è puntato tutto su questo dualismo centrodestra-centrosinistra, non si è dato spazio alla capacità di ragionare in politica. In politica non c'è nulla che sia di destra e nulla che sia di sinistra, ci sono le cose fatte bene e le cose fatte male. Poi purtroppo quando uno vuole provare a dare questo discorso, non riesce a volte a trovare il consenso dei cittadini, che dovrebbero invece, oltre che lamentarsi, provare a dare una svolta. Bene, proprio su questo argomento ritorneremo tra pochissimo, prima passiamo alla telefonata. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Ma io ho due domande molto, molto, molto brevi e non vorrei disturbare più di tanto. Sì. La prima è, ma come mai si sta creando tutti questi movimenti intorno ai vecchi partiti? Cioè il vecchio partito non ha più senso, allora si vanno a creare 5-6 movimenti paralleli per attrarre su dei voti che diversamente magari andrebbero persi e così via. E in secondo luogo, perché riportare un Barosini che oramai è una vecchia nomenclatura? Ma non c'è più nulla di nuovo in questa città, solamente vecchie persone di vecchi partiti. Tirate fuori qualcosa di nuovo e qualche nuova idea. Se la mia domanda, certo, non vuole offendere nessuno, ma mi sembra opportuno che, visto che tutti vogliamo uscire dalla politica, magari ci sia qualcosa di più decente. Grazie per la sua osservazione e riflessione, che un po' andava incontro a quello che dicevamo prima. Sicuramente quando mi trovo a parlare con le persone, anche con amici, oltre ai telespettatori, eccetera, eccetera, oggi si mette in primo piano più il nome della persona, cioè in pratica, voglio dire, quando si discute, ma tu voteresti per questa persona, per quest'altro, non si dice più voterai per il centro-sinistra, per il centro-destra, per il centro, no? Per cui vincono alla fine i nomi, no? È possibile che sia questo? Allora, il nome è importante, al signore, che ringrazio anche per la telefonata, risponderei questo: se si considera Giovanni Barosini, che da 5 anni sta calcando in modo, diciamo, presente, quindi dalle altre elezioni comunali, la scena politica, io mi domando cosa si potrebbe dire, con tutto il rispetto, di Piercarlo Fabio, che è 30 anni, di Rita Rossa, di tanti altri personaggi che da molti, molti anni stanno calcando la scena politica. Se si considera Barosini un vecchio, tenendo conto che ha un gruppo di gente nuova, cioè gente
che in 5 anni ha lottato e che vuole provare ad andare ad amministrare per cambiare. Abbiamo avuto 10 anni in cui Marascagni purtroppo era stata mandata via con un consenso ai minimi storici, nel senso che Fabio aveva stravinto le elezioni, e oggi siamo al punto di vedere quello che ha fatto l'amministrazione Fabio e di cominciare a pensare che se prima era male, oggi potrebbe essere stato anche peggio. Quindi noi ci proponiamo con facce nuove, gente nuova, con delle capacità, con delle idee, con delle voglie di fare, stiamo facendo un programma, stiamo facendo una lotta, ed è ovvio che ci appoggiamo anche a tutta quella parte civile, quindi le liste civiche, chi vuole entrare, i giovani, perché vogliamo creare un gruppo nuovo di gente che intenda la politica in modo diverso, per cambiare la politica. Bene, sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, io dovrei fare una domanda al signor Lava, se possibile. Prego. Ecco, vorrei chiedere al signor Lava cosa propone per la velocità pericolosa delle auto nei quartieri periferici e che cosa propone per le piste ciclabili. Grazie, solo questo. Perché lei aveva fatto già una campagna di sensibilizzazione su questo. Sì, 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 mi ero impegnato molto su queste due problematiche. Ma partirei dalla seconda domanda, cosa propongo alle piste ciclabili? Io credo che nella nostra città abbiamo piste ciclabili dove non servono e non ci sono piste ciclabili dove servono, ad esempio nel quartiere Cristo, ma anche in altri quartieri. Manca una passerella ciclopedonale che possa collegare la città al quartiere più popoloso. Mancano i collegamenti con i sobborghi. È chiaro che poi tutto questo è nel nostro programma, ma potrà essere realizzato compatibilmente poi alla situazione finanziaria in cui sarà il comune. Ci potranno essere interventi che potranno essere fatti anche a breve e medio termine, ci potranno essere interventi molto più costosi che magari dovranno essere fatti a più lungo termine o potranno essere addirittura fatti. Per quanto riguarda invece la velocità pericolosa delle auto, io abito in un quartiere periferico e sono testimone del quartiere Borsalino, e sono testimone appunto di un problema notevole che è l'attraversamento a velocità ben elevate, tra l'altro nonostante un limite 30 all'ora, nonostante gli interventi che ha fatto l'architetto Paolo Attesta dell'Ufficio della Viabilità, che ha collocato diversi cartelli, fatto diversi interventi, ma tutto questo non è possibile, non ha consentito di risolvere il problema. Lei è d'accordo con i 30 all'ora o no? Dunque io tanto sono... E 30 all'ora dentro le mura della città, diciamo, ecco, dentro ecco, la volevo, circonvalazione. Sì, abbiamo poco tempo a disposizione, quindi facciamo interventi veloci, La risposta velocissima. Io credo che prima di fare interventi nel cambiare la velocità in centro, dove già la velocità era ridotta, quindi io direi che sì, non è che sia contrario di principio, ma credo che non serviva molto. Forse sarebbe il caso invece di fare interventi con segnaletica a 30 all'ora nei quartieri periferici e nei viali, dove invece la velocità è elevata. La sola segnaletica però non consente di risolvere il problema, è necessario anche un controllo. E qui inneschiamo un altro problema, cioè la mancanza di controllo da parte della Polizia Municipale. 15 anni fa, ai tempi della Calvo, la Polizia Municipale, allora chiamata i vigili urbani, erano sul territorio a piedi e in bicicletta in quartieri centrali e in auto con i telelaser in quartieri periferici, controllavano, presidiavano la viabilità, garantivano anche una sicurezza al cittadino che li vedeva. Questo oggi non avviene più. Noi chiediamo che il controllo sulla velocità avvenga creando zone 30, ma con controllo, nei quartieri periferici, nei viali, dove c'è il problema. Mentre invece nel centro io credo sia stato inutile farlo. Sì, in effetti lei dice per risolvere il problema della velocità dove i cittadini non eccedono, l'unica cosa che si può fare è controllarli. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno Dede, buongiorno ai tuoi ospiti, sono Paolo. Buongiorno Paolo. Buongiorno. Ma io sono un momentino entusiasta quasi di queste persone che con così tanto entusiasmo accettano di candidarsi, parlo dei candidati a sindaco, pensano di candidarsi in una città dove attualmente, non penso, ma non solo in Alessandria, non molti vorrebbero prendere le redini dei comuni, visto i tagli che ci sono e visto la situazione in cui siamo. Ci vuole un bel coraggio in effetti. Sì, è una cosa, ci vuole il coraggio. Ben vengano le forze nuove, questi giovani, che sappiano portare delle cose nuove, perché ormai è il momento di ringiovenire la politica in senso, diciamo, anche se si potessero ascoltare parecchie leggi, che purtroppo un po' è stato fatto ma ce ne sono ancora troppe, e cercare però di controllare che quelle poche che ci sono vengano rispettate. È inutile farne tante che poi non vengono rispettate. A questo proposito io conosco l'amico Rosini da parecchi anni, fra l'altro fra parentesi è vicepresidente della FAND,
per cui è un mio vice, posso vantarmi di questo. Ah sì? Ah. Sì, lui è uno dei due vicepresidenti della Federazione e Associazione Nazionale Disabili di Alessandria. Non lo sapevo, grazie dell'informazione. Ok. Si scopre qualcosa di nuovo. Fra l'altro collabora anche parecchio per quanto riguarda le persone disabili. Io lo ringrazio per la sua candidatura e come faccio gli auguri a lui come a tutti gli altri, perché sono convinto che la città debba essere comunque governata e dobbiamo dare la possibilità a chi viene eletto di governarla. Certo. Spero di vedere presto, io ho presto un incontro con tutti i candidati per poter analizzare come fund, soprattutto come disabili, i progetti che ci riguardano da vicino. Grazie e buon lavoro. Grazie a Paolo per aver chiamato. Volevo fare una domanda però io alla giovane Roberta Bresnik, perché insomma, quando ero molto giovane io c'era una polarizzazione degli interessi, erano i periodi della contestazione, sì, Gianmarco dice tanti anni fa, è vero, però sono stati quegli anni che un po' hanno segnato la storia, che hanno rivoluzionato un po' il ruolo dei giovani. I giovani fino a poco tempo prima non hanno mai contato niente, voglio dire, gli anni 60, 70 sono stati gli anni in cui si polarizzava tutti o verso destra o tutti verso sinistra, però poi alla fine vinceva il centro, le elezioni le vinceva il centro. Oggi invece siamo magari con molti ex esponenti di centro, ma non abbiamo più queste polarizzazioni dei giovani. Esistono anche giovani che invece oggi si mostrano e si esprimono per un centro come lei, no? Perché cosa ci trova nel centro? Io in questo caso ho trovato tante cose che comunque condividevo. Io semplicemente è difficile oggi comunque mostrarsi e dire io credo in questo, credo in l'altro, perché comunque la politica non sta dando buoni risultati, tanta gente non ci crede e di conseguenza è molto difficile. E semplicemente questo, ho trovato tantissime cose che comunque condividevo e già il fatto che comunque desse voci giovani è una cosa proprio innovativa che ad oggi non capita raramente. E la cosa già proprio mi dà ampio appoggio proprio sì. a questo tipo di al centro proprio. Sì. Bene. Allora, invece abbiamo ancora una telefonata da passare o la rimandiamo tra poco? La passiamo subito. Pronto? Sì, sono Romualdo, buongiorno. Sono nonno Romualdo. Buongiorno. Che ha sempre prevalso i partiti di centro, sì. Non quelli che fanno finta di essere democratici, ma quelli democratici. Adesso volevo fare una domanda alla signorina, sì. No? Da nonno. Cosa vuole, in caso lei dovesse andare come sindaco, dovessero eleggerla, cosa farebbe per noi nonni anziani? Sì, allora Romualdo, chiariamo una cosa. Loro tre sono a sostegno di un candidato che è Gianni Barosini. Avranno quasi sicuramente la possibilità di entrare in consiglio comunale, magari di diventare assessore. Ecco, come assessore, ma il candidato è sì. Come assessore. Ok, sì. Se diventerà assessore Roberta Bresnik, certo. Cosa farà? Facciamo finire la domanda però non Romualdo. Paolo sappiamo già cosa fa, perché sono anni che adesso vorrei sapere da Roberta, se ho capito il nome. Sì, esatto. Roberta. Sì, sì, sì. Buon lavoro e grazie. Grazie a lei. Allora, come ho detto prima, comunque il nostro obiettivo principale appunto è la creazione di lavoro, di posti di occupazione, dove oggi appunto si nota proprio la mancanza di questo, tanti fanno fatica a lavorare, a trovare posti di lavoro, si laureano, vanno a fare lavori precari. Questo come primo obiettivo, poi altri obiettivi possono essere sicuramente, come abbiamo comunque discusso, la creazione di il miglioramento di infrastrutture come l'università, più accessibile, dove appunto i servizi siano più agevoli a tutti, e poi il resto magari anche come terzo elemento, proprio ultimo, è credere in questa città, viverla, vederla un po' più vivibile di quella sì, che è. Sì, oltre a essere nazionalisti ogni tanto bisogna essere anche campanilisti, meglio a fare il tifo sì. Per la propria città. Esatto, sì, perché tutti se ne vogliono andare da di qui, sarebbe bello che invece non tutti scappino da di qua. Ma diciamo. Si impegnino per avere un'università magari valida soprattutto, esatto, un'università tutto. Che cresce. Allora, prima di parlare con Lava, però volevo chiedere ancora, Travaino, sull'argomento che dicevamo prima.
Lei rappresenta l'UDC, che in fondo è un partito storico, però molto importante è poi chi si candida a sindaco, chi corre a sindaco. Voglio dire, centro-sinistra Rita Rossa, centrodestra Piergiorgio Fabio, sono comunque persone conosciute, sappiamo quali sono le capacità di tutte e due, perché lo hanno dimostrato nell'esercizio delle loro funzioni di amministratori già negli anni. Ci sono molti nomi nuovi, ma è importante per la gente poter credere in un candidato, a prescindere, secondo me, dal partito. Dal partito. Magari più la collocazione nell'area, no? Sì, il nostro obiettivo da anni, fra l'altro, è quello proprio di far capire alla gente che per quanto riguarda l'amministrazione della città, però, bisogna puntare sugli uomini. Giovanni è un amico da tantissimi anni e, oltre ad essere un amico, quando mi ha proposto di mettermi in politica, di darle una mano, di condividere con lui questo cammino, mi ha dato subito la fiducia, perché vive costantemente di contatto con la gente, non ne può fare a meno, cioè non è che lui possa cambiare la sua indole, sarebbe così oggi, sarà così domani se avremo la possibilità e la fortuna di vederlo sindaco, perché Giovanni è il suo problema principale è quello di stare con i cittadini. Il signore parlava a livello di anziani, anche per gli anziani, insomma, i disabili. Prima ha telefonato quel signore, noi con i nostri consiglieri comunali in comune abbiamo fatto la famosa, siamo riusciti ad avere disability manager, sì. Quindi cerchiamo nel nostro piccolo ogni giorno di portare un qualcosa che possa dare al cittadino, l'anziano, un sostegno, ed è la cosa più importante, al di là delle rose, al di là delle fontane, al di là, cioè, che sono anche belle cose, importanti, però noi vogliamo prima sistemare il cittadino. Ha detto tu bene che non si può assolutamente, con una cassa ridotta come ultimamente del comune, andare a dire che faremo cose stratosferiche, altri, certo. Ma sicuramente ci occuperemo in primis del lavoro, e per quanto riguarda gli anziani, i disabili, il cittadino, le bollette meno care, se possibile, trovare il modo di amministrare. In questi anni hanno fatto di tutto, l'unica cosa che non hanno fatto, non hanno amministrato. Io non so se per le questioni dei tagli del patto di stabilità, di, che so io, la mancanza di capacità di recuperare le tasse dai cittadini, cioè ci sono mille motivi, il costo dei servizi esagerati. Però oggi chi va a fare sindaco deve avere un bel coraggio, perché va ad amministrare senza la possibilità di avere i soldi necessari, o moltiplica il pane e i pesci oppure non si sa come farà. È un impegno coraggio notevole, pesante. Non è facile poi trovare consenso tra la gente e i cittadini se non si possono investire i soldi. L'idea è di poter partire dal basso per tirare su, senza fare grandi promesse che in questo momento non sono sicuramente... Non sarà un compito facile per nessuno. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, grazie dell'ospitalità. Prego, si immagina. Buongiorno, mi scusi se disturbo. Ho sentito parlare i vostri ospiti, sì, per quanto riguarda le problematiche del lavoro. Io volevo chiedere a questi nostri signori che si affacciano alla politica per governare Alessandria, se si sono accorti che stanno smantellando lo smistamento di Alessandria. Ora stanno materialmente portando via i binari dallo smistamento di Alessandria e si sta perdendo posti di lavoro e sta andando tutto a vantaggio di Novara e un altro paesino che abita, è più o meno sulle zone di Orbassano. Ecco, io voglio dire, ma com'è possibile che Novara abbia la possibilità, la facoltà di riuscire a far smontare il secondo, quando andavo a scuola dicevano che era il secondo smistamento d'Italia. Ora, se volete fare un giro, andate allo smistamento, c'è il deserto. Ora, la politica locale ha possibilità di ripoter aprire questo smistamento e creare posti di lavoro? Attenzione, perché i ferrovieri di Alessandria stanno per essere spostati e stanno emigrando in altri siti. La ringrazio. Grazie a lei per la telefonata, questo è un argomento piuttosto vasto, potremmo fare una puntata dedicata solo a questo. Grandi progetti di logistica ad Alessandria, di sviluppo come retroporto di Genova, eccetera, eccetera. Quindi lo smistamento doveva entrare in questo progetto, invece, come dice il signore, si sta smantellando. Lava, lei che ne pensa?
Beh, io penso che purtroppo sia un po' tardi intervenire. Forse abbiamo solo un minuto. Sì, forse bisognava pensarci prima. Sono d'accordo con la preoccupazione del telespettatore. Questo credo che valga anche per l'università, ad esempio. Rischiamo che Novara ci porti via una parte della nostra università. E sono interventi politici e strategie che bisognava mettere a punto prima. Certo, se noi avremo modo, attraverso il nostro candidato sindaco, di governare, ci attiveremo con interventi, iniziative ovunque possibile per cercare di quantomeno di recuperare, sì, una situazione, certo, gridando forte che noi vogliamo essere protagonisti tanto quanto bravo Dede, o di non perdere ulteriormente posizioni, perché certo, questo è molto grave quello che ha detto il telespettatore. Bene, noi promettiamo di fare una puntata su questo, perché in effetti stiamo lasciando un po' troppo vantaggio ad altre città, e come dicevamo prima con Roberta e anche con Marco Travino, dobbiamo essere più campanilisti, pretendere di più, amare di più la nostra città. Io ringrazio per il loro intervento Marco Travaino, segretario cittadino dell'UDC, Roberta Bresnik, Noi crediamo in chi crede in noi, e Piercarlo Lava, i cittadini prima di tutto, tutte liste a sostegno di Giovanni Barosini come candidato a sindaco della città di Alessandria. Avrei voluto sentire il finiano Antonio Silvani, lo sentiremo la prossima volta. Sarà occasione senz'altro. Grazie a tutti voi per aver partecipato. Grazie, grazie. Grazie. C'è sempre qualche cosa che non va.